Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Oggi muoviamo il nostro primo passo, la nostra avventura parte con oggi all'interno del mondo di Assetto Corsa Evo. Se volete supportare il canale e tutti i contenuti che porto, vi chiedo solo un secondo del vostro tempo, proprio in questo istante. Ragazzi, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Per voi è una questione di poco tempo, per me farà una differenza enorme. Grazie mille. Siamo qui perché ho da poco visto l'intervista fatta a Marco Massarutto di Kunos Simulazioni da parte dei ragazzi di Multiplayer.it. Colgo l'occasione per salutare Pierpaolo Greco, che ho avuto piacere di conoscere ad Amsterdam durante la premiere del film di Gran Turismo 7 e anche le fasi finali della GT World Series lo scorso agosto. Tornando a bomba sull'argomento di oggi, cosa è Assetto Corsa Evo? Penso che ormai lo sappiate, è il capitolo successivo al titolo originario Assetto Corsa, uscito ormai nel 2013, quindi siamo a 11 anni dall'uscita del primo gioco. Non ha niente a che fare con Assetto Corsa Competizione, non è un evoluzione di Assetto Corsa Competizione, perché competizione si è sem da sempre basata sul campionato ufficiale GT. Questo appunto è un capitolo 2, ma come addirittura ha suggerito Marco Massarutto durante l'intervista, potremmo considerarlo un capitolo 3 rispetto all'1 Assetto Corsa, appunto, anche perché sono passati veramente tanti anni, 11. Vedremo poi quando uscirà il gioco a tutti gli effetti. Durante questa intervista sono stati toccati diversi argomenti e cercherò appunto di trattarli in questo video. Il primo l'abbiamo visto, si tratta del nome. È un'evoluzione, come se fosse un capitolo 3. Un'altra cosa molto importante è stata annunciata, che ci sarà un pieno supporto per il VR, per la realtà virtuale. Cosa molto importante ormai per tutti gli amanti del sim racing. Personalmente ho dei problemi, ma questa è una roba mia, con il VR, perché soffro di motion sickness, ma lo proverò comunque nonostante soffrirò. Pazienza, però è una notizia molto importante per tutti voi, perché so che me l'avete chiesto anche in diversi altri video, se arrivano supporti VR per diversi giochi. Io credo che Assetto Corsa in generale, Assetto Corsa Evo in questo caso, sarà magari in questo caso, ma Assetto Corsa fino ad oggi è un po' il fiore all'occhiello di quanto sviluppato in Italia. Io considererei Kunos veramente come il punto di riferimento per quanto riguarda la simulazione. C'è la solita diatriba tra gli amanti di iRacing, rFactor, adesso da poco è uscito Le Mans Ultimate, che promette molto bene. Eviterei di fare una classifica perché non ne usciamo, secondo me, con niente di positivo e di interessante, ma andrei a separare molto in maniera netta. So che molti di voi che mi seguono giocano a Gran Turismo principalmente, ma andrei a separare in maniera netta ciò che rappresenta questo titolo con la famiglia di giochi simili e ciò che rappresenta Gran Turismo 7. Con l'uscita, diciamo, di Forza Motorsport pochi mesi fa, che onestamente lascio a voi ogni giudizio, ma non mi pare abbia rivoluzionato molto il campo del motorsport, appunto del sim racing, anche se siamo in una categoria un po' più di simcade, se non arcade quasi totale. Non so quanti di voi conoscano la realtà di Kunos, perché anche durante l'intervista sono stati menzionati dei numeri importanti che rendono un po' l'idea, dovrebbero far pensare un po' a tutti prima di parlare. Perché Kunos, questa azienda, ha una trentina di dipendenti. Un numero, se pensate, molto basso rispetto anche ai competitor, sono stati citati durante appunto l'intervista. Con un numero comunque così ridotto, persone che lavorano appunto per questo progetto, pensate a cosa hanno realizzato in questi 10 anni. Perché Assetto Corsa, primo titolo, comunque ha rivoluzionato un po'. Ha permesso un po' a tutti di avere accesso a un simulatore, perché è tale, così dobbiamo definirlo. Ha permesso a tutti di avere accesso ad auto che non avrebbero mai potuto pensare di guidare. Siamo sempre in un'ottica di simulazione, ovviamente, a casa con la vostra postazione. Durante l'intervista, appunto, è uscito l'argomento, hanno tratto questo argomento e si parlava appunto del fatto che inizialmente le auto stradali più semplici venivano guidate durante la simulazione, ed erano le stesse auto che magari qualcuno utilizzava nella vita di tutti i giorni. E in quel caso si sono resi conto che le sensazioni, l'esperienza, il feeling alla guida era veramente ottimo. Quindi il livello di simulazione, la fisica del gioco era altissimo. Con questo feedback è stato facile poi capire come la realtà era molto, la simulazione quindi era molto vicina alla realtà, anche quando si passava ad auto che nella vita di tutti i giorni io probabilmente non guiderò mai, ma nemmeno per una volta. E parliamo principalmente delle auto da corsa presenti su Assetto Corsa. Ovviamente il discorso mod è a parte, perché le mod sono fatte dalla community e qualcuna funziona bene, altre onestamente sono uscite molto male, ma non per questo. Non sono da ringraziare tutte le community che lavorano alle mod. Il discorso mod non è stato affrontato, io spero personalmente che ci sarà l'apertura alle mod. È stato affrontato anche il discorso della carriera offline per il pilota, magari per appunto sviluppare un percorso di
di crescita che i giocatori faranno appunto all'interno di questo titolo. Menzione importante da fare sull'attuale assetto corsa competizione, ed è stato confermato un pieno e totale supporto per tutta la stagione in corso, quindi tutta la stagione 2024 vedrà arrivare nuovi contenuti sul titolo ormai di punta della casa di produzione appunto Lacunos. Però la conferma arriva direttamente da Marco Massarutto in questa intervista, quando si parla del 2025, al momento non c'è niente di specificato, non c'è niente di confermato, quindi quello che possiamo dire su assetto corsa competizione è che almeno fino a fine anno, quindi per i prossimi 6 mesi, ci saranno sviluppi, sarà supporto e probabilmente vedremo se ci sarà anche dell'introduzione di qualche nuovo contenuto, qualche contenuto aggiuntivo. Lo sviluppo di assetto corsa principale, diciamo primo titolo, è ormai fermo da diversi anni. Quanto sostenuto su assetto corsa Evo è abbastanza semplice: vogliono far uscire un gioco che avrà una vita lunga, che potrà continuare a essere sviluppato e supportato per i prossimi anni. Un altro aspetto molto importante che hanno toccato durante questa intervista è il motore grafico, perché Unreal non è utilizzato per assetto corsa, hanno sviluppato un motore proprietario. Questa cosa gli permette una flessibilità, diciamo, anche per crescere, perché ovviamente si raccontava uno specifico problema che quando escono delle librerie, magari anche sonore, di audio, si debba rifare un po' tutto, si debba rifare tutta la build perché si vanno a rompere determinate cose, come è successo in passato quando il force feedback dei volanti è completamente sparito per colpa di una libreria appunto all'interno del motore. Quindi tutti i giocatori si lamentavano con Kunos per aver perso la sensibilità del force feedback completamente, ma in realtà la colpa non era loro, ma più che altro tutto era dovuto alle dipendenze che ci sono dietro ad Unreal, come potrebbero esserci dietro ad altri motori. Per questo motivo, almeno da quanto è emerso dalla chiacchierata, la loro scelta si è appunto orientata verso un motore proprietario, e li rende un po' più flessibili, ovviamente tutto potrà essere sviluppato come gradiscono loro. Per quanto riguarda le date, abbiamo visto appunto che il VR c'è, arriverà, quindi tutti gli amanti del VR saranno contenti, e assetto corsa competizione fino a fine anno c'è, e poi vedremo il resto. La credibilità che si porta dagli anni assetto corsa è lì, mi sembra chiara, quindi se il livello di partenza di base è quanto fatto fino ad oggi, ragazzi, stiamo parlando di un livello altissimo. Se andiamo addirittura sopra quanto fatto fino ad oggi, siamo a un livello che è inconcepibile per me al momento. Quindi io non sono preso bene, sono galvanizzatissimo dall'uscita di questo nuovo titolo, uscita di Evo. Per quanto riguarda la data, non si sa ancora, ovviamente non potevano spoilerare tantissimo. L'unica cosa che abbiamo saputo in aggiunta è che durante l'estate continueranno ad arrivare probabilmente l'espressione utilizzata durante l'intervista, delle informazioni a cascata, magari usciranno degli altri teaser, delle altre prove di contenuti aggiuntivi, ci faranno venire l'acquolina in bocca, come se quella che abbiamo ad oggi non bastasse. Grazie ragazzi. Quindi possiamo solo ipotizzare che magari qualcosa che vedremo tra settembre, ottobre, novembre, dicembre. Si sono sbilanciati, l'hanno confermato anche in questa intervista, che prima della fine dell'anno uscirà, quindi questa è la certezza, e avrete anche dal 3 il 2024, quindi ormai si tratta di attendere probabilmente da settembre, ottobre, non ho la data, non l'hanno confermata. Poi da quel momento in poi, ragazzi, ci ritroveremo qua tutti i giorni, perché vorrò esplorare, lo so già che voglio fare, questo titolo in tutte le sue sfaccettature, perché mi sono innamorato di Assetto Corsa ormai anni e anni fa su vecchio PC, pian piano sono riuscito a crearmi una situazione un po' più confortevole per me, per giocarci, ovviamente anche qui portare dei contenuti sul canale, mi fa piacere che ci sia seguito e si possano aprire dibattiti, discorsi su vari giochi, in questo caso su questo simulatore. Io sono molto contento, veramente, l'ho detto poco fa, sono elettrizzato proprio all'idea che possa uscire qualcosa del genere, perché hanno anche affrontato tra le tante cose il discorso di porting tra PC e console. Ovviamente loro continueranno a sviluppare, che è il loro target principale, tutto su PC. Se pensate al fatto che comunque Assetto Corsa è uscito anche per console, poi Assetto Corsa Competizione ad oggi ci garantisce, ovviamente c'è il discorso separato sempre, e lo vediamo anche con il nostro team, su PC abbiamo un team su Assetto Corsa Competizione e ne abbiamo un altro crossplay tra PlayStation 5 e le console Xbox. In questo caso sono riusciti ad unire i due mondi, per quanto sia comunque complicato, ne parlavano, sono due piattaforme completamente differenti, e quindi andare a sviluppare, andare a fare dei porting e garantire la compatibilità tra PS5 e Xbox non era così semplice. Ad oggi comunque 2024, quasi a end of lives, così possiamo dire, a fine della vita di Assetto Corsa Competizione, abbiamo
almeno la compatibilità cross platform, cross play più che altro tra le due console principali. I numeri relativi alle console sono comunque alti, perché si parlava di un 5-10%, più 5 che 10 di totale vendite per quanto riguarda il titolo principale per console, quindi comunque una bella fetta di utenti, quindi molti di voi giocano su console. Non al momento non uscirà il gioco per console subito, quindi tutti i possessori di PC potranno, e questo è un mio consiglio, non è un dovranno ma è quasi un consiglio, ragazzi, se avete l'opportunità prendetelo, perché non è solo per continuare a supportare una casa che secondo me nel corso degli anni ha dimostrato di essere veramente di livello altissimo, ma è anche per voi stessi alla fine. Cioè, avrete nelle mani qualcosa, non penso sarà un fallimento, non mi pare. Una fiducia altissima sui lavori futuri, più che altro guardando i lavori fatti nel passato. Sono preso bene, l'ho detto poco fa, e non vedo che sia ormai settembre, non lo so più. L'estate me la godrò facendo altro, ma sono certo che al mio ritorno avrò tra le mani qualcosa, sperando sia settembre e non debba aspettare fino a novembre. Comunque sarò certo che quando sarà, speriamo prima possibile, avremo tra le mani qualcosa, un piccolo gioiello. Io non vedo l'ora. Spero la parte della carriera sia stata sviluppata in una maniera da consentirci comunque una flessibilità di poter fare le cose che vogliamo noi. La parte online sarà anche in questo caso molto molto presente, avremo i nostri server, quindi se volete unirvi alle nostre gare da subito entrate su Discord e poi ne parleremo. Io non voglio ripetere ancora una volta che sono preso bene, ma lo faccio perché è così. Vi aspetto sul canale per i prossimi video, fatemi sapere qual è la vostra opinione o qual è la vostra speranza, se lo vorrete comprare o no, e perché sì e perché no. Grazie ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!